terza tappa del secondo giorno del Vinitaly, come suol dirsi, il primo amore non si scorda mai, per cui torniamo in Valtellina, siamo in una delle mie aziende preferite, Plozza, con l'amico Andrea Zanolari, che è un membro della famiglia proprietaria in Svizzera di questa bellissima azienda. Vuoi raccontarci qualcosa sulla storia? Ma la storia parte nel 1919 con Pietro Plozza, che fonda l'azienda. Poi nel 72 siamo entrati noi come famiglia, prima mio padre e oggi io, gestiamo ormai da diversi anni, decenni, questa azienda. Allora, Plozza effettivamente opera sia sul suolo italiano che quello svizzero, produciamo Valtellina, abbiamo piccola tenuta in Franciacorta, ma da diversi anni produciamo anche in Svizzera. Perciò in tre zone ben differenti di produzione, e questo sicuramente rende l'azienda molto interessante. Come vino posso dire che lo Sforzato sicuramente è il nostro prodotto di punta, questo vino dove l'uva viene messa in appassimento, che c'ha una storia secolare, ma solo nel 1946 proprio Pietro Plozza fu il primo a portarlo sul mercato, sia in Svizzera che in Italia. Molto bene, però non necessariamente il vino bandiera è anche quello che ci piace di più. Ognuno di noi ha un vino preferito, magari anche legato a qualche momento della sua vita, un qualche ricordo particolare che poi lo accompagna nel tempo. Ed è anche molto bello essere un produttore, perché possono essere magari i tuoi vini quelli che ricordano qualche cosa. Il tuo vino preferito qual è? Diciamo, partiamo comunque un base sforzato, perciò un vino strutturato, però magari uno dei primi vini che ho potuto lanciare di persona, e che è il numero uno, che è un'evoluzione dello sforzato. Evoluzione perché? Perché per la prima volta abbiamo cominciato a prendere le barrique e lasciare questo vino per 24 mesi in queste barrique nuove, e con questo direi è un'evoluzione dello sforzato. Per questo motivo non l'abbiamo neanche nominato sforzato, ma è numero uno, perché per me è comunque il numero uno. Io devo dire che ad alcuni momenti con amici eccetera abbiamo invece uno dei tuoi vini che ci accompagna sempre nel mese di novembre, ed è la Passione. Dici tu di cosa si tratta? Passione è anche un vino molto interessante, anche qua andiamo su una base di Nebbiolo messo in appassimento, a differenza del numero uno fa un passaggio solo di 12 mesi in barrique nuova, perciò è una via di mezzo tra lo sforzato tradizionale e questo vino magari moderno, che è il numero uno, e ci va di mezzo la grande passione per il vino, perciò anche il nome Passione. Ecco, andiamo a chiudere con un brindisi, anche perché l'ora è adatta, e ci spostiamo un po' alla Valtellina, perché come hai accennato prima, da qualche anno avete acquistato una tenuta in Franciacorta, per cui faremo un brindisi con uno dei vostri metodi classici. Vuoi accennarci qualcosa su questa tenuta e su qual è il vino che andiamo adesso ad assaggiare? Andiamo a assaggiare il Brut, il base. Sì, è una bella esperienza quella che abbiamo fatto in Franciacorta, che stiamo sempre ancora facendo, proprio perché ci siamo spostati dai vini importanti rossi della Valtellina in una zona di metodo classico che comincia a darci le prime soddisfazioni. Magari ad accennare sicuramente che durante i mondiali di sci a St. Moritz di febbraio, proprio il nostro Franciacorta è stato lo spumante, il metodo classico ufficiale per l'evento, perciò già questo è un primo successo. Speriamo che ne viviamo ancora tanti altri. Purtroppo la squadra azzurra ci ha dato poco modo di vederli sul podio, è stato un vero peccato, perché è venuto all'interno di una stagione in cui abbiamo vinto e fatto una marea di piazzamenti, il record di podi da sempre, e purtroppo abbiamo mancato proprio l'obiettivo dei mondiali. Speriamo che vada meglio la prossima occasione. Andiamo a farci il nostro brindisi con la promessa che dopo il Vinitaly vengo a vedere la tenuta in Franciacorta. A te. Salute.